Ok, questa è la seconda parte perché purtroppo è già finito il video. Ricominciamo da Poison che riparlava di Raiden. Sì, diciamo che stavo un attimo citando le sue belle minacce, anche se alla fine io speravo realmente mi bannassero, così praticamente gliela mettevo in culo senza vasellina, perché voleva dire tranquillamente che avevo che non avevo paura, ma che avevo ragione alla fine, perché anche loro, a molti mod, mi hanno appoggiato col mio video. E alcuni, io ho ricevuto più o meno 200 PM in 2 giorni per il mio video, semplicemente perché sono stato il primo a dire le cose in faccia alla Game Force. Che poi mi ascoltino, non me ne frega niente. Che poi viene il frociato col Nick Rosa a dirmi qualcosa, non mi frega niente. Alla fine è giusto così. Allora, ragazzi, se non facciamo andare avanti noi questo gioco di merda, perché alla fine è un bel gioco, è stato rovinato negli anni, però rimane comunque un bel gioco. Però se non facciamo andare avanti noi questo gioco, chi lo mandano avanti loro? Non credo. Hai perfettamente ragione e penso che, cioè, io lo so, io adesso voglio fare una petizione per tutti quelli che ci ascoltano. Cioè, noi vogliamo una petizione per eleggere Poison Board Administrator, Game Moderator, tutto, tutto, rappresentante Italia, tutto, universo, tutto, tutto, non me ne Ah, frego. io voglio il criceto di Stefano come mio. Perché, aspetta. Gentili visitatori, non sapete cos'è il criceto di Ste. Praticamente lui ha il computer, che per andare su internet c'è un criceto che gira a ruota, perché se no non si collega. È lì. Aspetta, ti dà da mangiare prima però. Il modem a 56K vuol dire 56 criceti, altro che. No, è bello che è drogato perché poretto nerda sempre. Allora è lì che gira, che non ce la fa più, poi lo picchia perché si ferma, non è niente. Lo Pupille tortura. dilatate. Ogni tanto sentiamo delle botte arrivare da ste e capiamo cos'è, d'altronde. Poi intanto dice vado dal negozio di animali a ricomprare da mangiare, invece va a comprare il criceto nuovo, perché lo senti proprio, perché è tutto contento. Ciao Bijou, ciao Crocodillo. Sì, ma avete capito perché fulmine? Perché non riesco, lago talmente tanto che non riesco a codare Claude. Perché se no sarei pro. Sì, te cosa fai? Accodi miele, non accodi le botte. Sì, saresti pro prostituta praticamente. Sì, O profugo, qualcosa vieni, del genere. dai, si starta Quantum, dai, si starta ora Quantum, Ma cosa vieni. vuoi startare un 5x che è da Napi Psicopatico? Vieni, si Non struma, sei tu a startare Quantum, è il tuo criceto fatto di chetamina, scartata. sì, il mio criceto spamma PM, E poi non avete visto? sapete, aspetta, aspetta, l'hard disk di Stefano è praticamente un giro in vinile, un disco in vinile che gira sempre, sempre per energia elettrica del criceto, e sopra c'è un pappagallo che praticamente fa da CD e memorizza fa col becco, memorizza i dati, perché sennò, poretto, non ce la fa mica. E ogni tanto glielo devo limare al becco perché sennò registra male. Comunque, ritornando a noi, io prima ho sentito che citavate Love di Florin. In effetti, se volevamo guardare, questo è un Luna CD, cosa un po' difficile da vedere adesso, anche perché molti player adesso hanno imparato nuove tecniche, diciamo, per fottere i detriti all'attaccante, ovvero tutti gli item, ovvero shoppo di mo, faccio 10.000 reci in 20 secondi, e cazzate simili. Io ad esempio su Jupiter ho visto un bel CR, un bel top CR di recente, in cui il difensore si è loggato 10 minuti dopo l'attacco ed ha riciclato praticamente tutto. Gli attaccanti sono andati in gain per caso solamente per aver farmato. Queste nuove regole, il nuovo regolamento anche di Yogame, tipo i ban per pushing praticamente non esistono più, perché uno ci guadagna di più a pusharsi che Sì, a giocare infatti, regolarmente. infatti aspettate un attimo, ma l'universo dove è consentito il bashing e il pushing, che senso ha? Gemini. Che senso ha? Io non li considero player quelli di Gemini, e se hanno qualcosa da dire che vengano, sono su Jupiter io. Ah, È no, un ma siamo anche su certo. YouTube, non c'è problema, ci siamo tutti, ci siamo Ah, dappertutto. ma non me ne frega niente, per me Gemini non è un universo, e che venga la gente a dire cazzate non è vero, è un universo. Che No, universo è? è. Hai ragione.
Il vero universo È sono un quelli, bordello. quelli normali. Eh sì. E Vabbè, proprio il vabbè, vero anche su universo. Jupiter ci sono detriti al 30%? Sì, è vero, sì, è vero. Jupiter è un 2x con debris al 30%. Questa, tra l'altro, è la mia prima prova su un 2x. Io ho sempre giocato in un Esatto, Uniper. Io vengo quello lì dal sarebbe 22. il vero universo. Io vengo dal 22, ho fatto il 24, ho giocato da puro miner nel 31, ho giocato anche nel 38 per un breve periodo, prima che si formasse la GT del 38. Però è il mio primo 2x, diciamo che volevo sperimentare un po', anche perché dopo aver visto la moria di Cassio, che in un anno è arrivata ad avere 1000 player, di cui 500 massimo, anzi 400 massimo 500 player attivi, di cui la metà vacanzata e gli altri praticamente ci conosciamo tutti. Cioè, non mi pare una Sì. cosa buona. Hanno sempre parlato di fusione, hanno fatto due fusioni e poi si sono scordati degli altri. Poison, ma abbiamo un dubbio. Io, cioè, abbiamo startato un universo con te e praticamente quando te hai messo, cioè, quando te sei arrivato su quella galassia hanno relocato tutti. Perché? Ah, dove? Si fa per dire, dai, capisci? diciamo che io ho visto molti player vicino a me cominciare a riepilogare molto molto più spesso dopo qualche mia spiata, ma tipo che continuano a riepilogare anche dopo mesi. Cioè, ad esempio, c'è un top qua, uno della top 10, non faccio nomi, ma penso che lui lo sappia che adesso riepiloga ogni 22 minuti perché sono su di lui in 25 minuti. E perché diciamo anche su Cassiopeia, adesso dopo averlo ceduto, il nuovo proprietario mi ha detto: qui non c'è nessuno. Semplicemente perché molti o spaccavano i pianeti o si permavacanzavano. Perché io anche sul Galaxy si può guardare tranquillamente. Io sono un farmer e farmo. E molti non ce la fanno a scappare alla fine, se sono sotto falange, minchiate varie. Comunque, alla fine si gioca in sto modo, oppure si viene sopraffatti. D'altronde in classifica io devo per forza salire in qualche modo, visto che non uso Mo, non shop, non faccio niente, o cerco risorse ovunque, oppure mi attacco a sto cazzo, praticamente. Ah, esatto. Hai detto bene, non shoppo, ma la gente shoppa adesso, attualmente, con gli item, con ste minchiate varie, con di qua, i regali di Natale, come hai detto già nell'altro video, Ma e che il regalo di regali, sto ma caso. sono regali, ma questi regali me li chiami? Cioè, te lo faccio io il regalo. Se mi dai 10 euro, io te ne do 9. Questo è il mio regalo. Questo è il regalo della Game Force. Acquista 10 KK di MO e io te ne do. Che cazzo c'entra? Cosa me ne frega? Cioè, io direi una cosa, guarda, io preferivo 10.000 volte il vecchio game con la vecchia grafica, vecchi cazzi e mazzi. Era tutto a posto, ok, c'era magari Ufficiali. esatto, c'erano gli ufficiali, ma Mercante. erano E il mercante. cose che comunque potevi tranquillamente scavalcare farmando. Adesso non Esatto, puoi sì. farmare, cioè, io ad esempio vedo qua su Jupiter il top 1 ha 20 milioni di punti in più del top 2, cioè, poi ti chiedi, ma shoppa? No, non E anche shoppa. se stai in attivo un anno lo riesci a beccare. No, io praticamente quando guardo il top 1 io dico, ma che cazzo fa? Cioè, il bello è che non sta nemmeno tanto loggato, il bello. Cioè, lo vedo io, si logga alle 5 del mattino, si fa i cazzi suoi di Vabbè, rip. tanto si sa che a uno gli basta shoppare una volta e poi può anche barare, tanto non lo banneranno mai. Sì, è vero, io ad esempio su Cassiopeia, no, Anche su quello è vero. Cassiopeia io ho fatto degli screen di uno che aveva un bot. E lo attaccavo in spionaggio, non l'hanno mai bannato. Ho fatto tipo 3-4 ticket. Ero contento lì per lì che non lo bannavano, perché tanto mi bastava solamente attaccarlo in spionaggio per ararlo tranquillamente. Però ti fa capire che non è nemmeno tanto giusto giocare in questo modo. C'è gente comunque che gioca per divertirsi, c'è gente che la prende come un lavoro. Non faccio nomi, ma ho visto Neckar, che è un 4x, e vedo gente non dormire praticamente. E ho visto anche nella mia carriera gente sciarare in tutta tranquillità, ovvero che io li studiavo e non si logga e non andavano mai off. Io ho resistito un giorno in sto modo.
Non so loro come hanno fatto a stare mesi in sto modo. Io ho Vabbè, te visto. non sai la storia di Stefano, scusa Poison. Dimmi, Stefano dimmi. giocava su Quantum e giocavamo assieme, avevamo startato assieme perché solo così per curiosità. E io ho detto, guarda che io non reggo un giorno, infatti mi sono subito cancellato. E lui era lì che è andato a cagare, era come che parlava su WhatsApp, è andato a cagare, ah vado un attimo a cagare, non l'hanno arato su Quantum. Sì, perché ero lì. Vado, vai, tanto dai, 20 minuti. Caco. Gioco un pochino col telefono, torno in camera. A raso. Ha detto, Dio buono, neanche il tempo di finire lo stronzolo che già. Ragazzi, pensate che qua, che su Quantum c'è gente che crede di essere pro. Su quanto? Faccio rendere conto, su Quantum e su Neckar c'è gente che dice io sono pro perché io Perché riesco a sciocco. tarar, no, io riesco a tararci, io questo, ragazzi, io una volta ho startato Neckar per fare da Moner, sono andato al cesso anch'io e mi hanno narrato, sul serio, e mi hanno narrato, e lì io avevo 1200 caccini e non li trovavo più. A un certo punto dico, cos'è successo in 20 minuti? Vado a guardare CR Rose, Imperfect tra l'altro. E non è partito nemmeno di Cruiser, è partito di BC, perché era un coglione questo. Perché dici, vedi dei caccini su Luna, parti di Cruiser, no, di BC sono partiti. Ma sei coglione, l'RF non esiste più, cioè. Ah, ragazzi, io non reputo più O-Game. Cioè, io almeno vengo dal 24. Nel 24 sono state fatte le migliori giocate del mondo, cioè dell'IT almeno intendo. Perché comunque una volta non esisteva il Relock, una volta c'era spacco la colonia e vado là senza luna. Esatto, è quello. Stop. La Quindi. cosiddetta mobile. Se te la volevi fare. La mobile Ma. era una cosa molto importante una volta, adesso la mobile è solamente è indice di morto di fame, adesso la mobile, perché non shoppi, quindi non puoi permettere, non puoi farti il reload, non puoi farti il relock. Aspetta Non è. velocemente Poison. Poison, abbiamo qui appunto il video e volevamo che te facevi una dedica speciale a un nostro caro amico, Sete Piglio Tearo. Ah, grandissimo, se ti piglio Tearo. Ma sei ancora in flat o ti è atterrata la flotta? Guarda che non sono ancora su Mizera, puoi ancora giocare, se vuoi, naturalmente. Sì, diccelo, diccelo dai che ti fai dall'account da Don Shark. No, tale Shark a me me l'ha. Allora, Shark a me mi ha proposto due account. Allora, un account, un top 14 flotte, qualcosa del genere, Che perché. account pusher suo? No, non è un acco pusher. No, Dai, scherzo. anche perché Shark prova a portarmi su Mizer da tipo da quando mi conosce. Perché comunque ha giocato con me, mi ha visto come gioco, ha visto i miei ritmi e mi ha preso per un alieno e qualcosa del genere. Però comunque, no, sto pensando di venire su Mizer, però sono poco. Ah, no, sono, a dire la verità, sono poco motivato, anche perché per ora ho motivazioni leggermente superiori, tipo un tipo con 40 milioni di punti qua sopra, che fa cose ambigue, tra l'altro, vabbè. E poi, diciamo che a me mi avevano detto semplicemente che era piuttosto simile a me, se ti piglio Tearo, ma da quello che vedo io non ho, in vita mia non sono mai stato in flat per una settimana. Questo me l'ha detto Pippo che ti ha sittato l'account, quindi sei scarso. Va bene, dai. Niente, noi bisogna chiudere Poison. Va Quanto bene, dai, manca? io saluto chi mi conosce, saluto i miei alleati di Jupiter, ciao Cap, ciao Wall, ciao Lupo, e un vaffanculo alla GF naturalmente perché ci sta sempre, Sharin sei un pompinaro, vabbè ciao, sto zitto. Bella Poison. Bella ragazzi, Bella. grazie. E Bene. quanto manca? Abbiamo altri 20 secondi. Merda. Allora salutiamo tutti.
Restate sempre con noi, iscrivetevi al canale, noi vi aspettiamo, se avete qualcosa da dirci, qualche segnalazione, mandateci dei PM in game. Alla prossima.